Buongiorno a tutti, benvenuti nella Sala Labruna dell'antico Collegio dei Gesuiti della nostra città, ancora una volta a sede di un incontro tra l'amministrazione comunale e i colleghi delle testate giornalistiche locali e provinciali che ringraziamo per la partecipazione. L'incontro di oggi, come ha già anticipato nell'avviso di conferenza stampa che è stato diramato venerdì dalla collega portavoce del sindaco Mariella Ballatore, verte su un argomento che è di grande impatto per tutti noi cittadini, un argomento con il quale siamo nati, con il quale siamo cresciuti e perché, soltanto perché storicamente è prima nata la ferrovia e solo successivamente la città si è urbanizzata in maniera tale che poi fosse tagliata in due dalla linea ferrata. Allora, abbiamo deciso insieme all'amministrazione comunale di organizzare questo evento che ha naturalmente una duplice valenza. Ha una valenza istituzionale di affrontare un argomento che è stato oggetto nei decenni ed è oggetto di tentativi di risoluzione attraverso le azioni amministrative. C'è un lavoro che dura da qualche anno di interlocuzione con Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana, che sarà presentato oggi dal gruppo di lavoro che è composto quest'oggi qui dall'assessore Gianfranco Casale e dall'esperto, dal consulente a titolo gratuito dell'amministrazione comunale Danilo Marino. Ed è anche un argomento che sarà inevitabilmente oggetto di dibattito politico nelle imminenti consultazioni amministrative, quindi lo divideremo in due momenti: il momento della presentazione dello studio e il momento poi anche del dibattito, che poi sarà moderato dalla collega portavoce del sindaco Mariella Ballatore, proprio per la valenza politica dell'argomento. Con noi ci sono, naturalmente lo salutiamo, il sindaco della città, il dottor Salvatore Quinci, l'assessore alla partecipazione, ma anche incaricato dall'amministrazione al gruppo di studio di interlocuzione con Rete Ferroviaria Italiana, l'assessore Gianfranco Casale, il neo assessore alla protezione civile Francesco Sant'Angelo e il consulente dell'amministrazione Danilo Marino, che si è occupato di portualità ma si è occupato di infrastrutture in generale. Io mi taccio subito e do la parola all'assessore Gianfranco Casale per la presentazione di questa bozza di protocollo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana. Prego, assessore. Sì, buongiorno a tutte e tutti. Un grazie particolare a Ettore Bruno che ci ha introdotto su questo tema. Devo dire che sono molto contento oggi di poterne parlare, perché sia per ovvi motivi precauzionali che per una per cercare di non creare, ecco, delle disillusioni in una popolazione che ormai vive con molta veemenza questo problema della presenza dei passaggi a livello su tutta la rete viaria della nostra città, abbiamo ritenuto che sarebbe stato più giusto entrare in relazione con tutta la cittadinanza quando avevamo veramente qualcosa da raccontare, e oggi è così. Noi sappiamo bene quanto sia importante per tutta la città affrontare il tema e per la politica soprattutto affrontare il tema annoso dei passaggi a livelli, ma sappiamo bene che una problematica che, seppur investe particolarmente il nostro comune, non riguarda il comune, ma riguarda l'intera rete regionale gestita dalla Rete Ferrovie dello Stato, per cui la prima cosa che noi abbiamo pensato dovesse essere prioritaria è stato quello di iniziare a pensare e ad avere delle visioni su questa linea, la linea ferrata che passa da Castelvetrano e arriva fino a Trapani, cercando di unire quelle che sono le esigenze delle popolazioni con quelle che sono le sfide del futuro. E in questo è venuto incontro qualche mese fa il PNRR, perché quando abbiamo letto
da due fonti diverse, io dalle mie e Danilo Marino dalle sue, la notizia che i fondi del PNRR venivano concentrati sulla linea ad alta velocità da Trapani a Palermo, ci siamo iniziati a interrogare sul perché non fare una proposta per aiutare questa linea che viene definita dall'RFI come una linea complementare, cioè quella che da Alcamo arriva fino a Trapani, passando da Castelvetrano, e che nel suo insieme serve una popolazione che è quasi, se non addirittura la metà di tutta la popolazione della provincia, per accompagnare i cittadini verso una meta che è Trapani, che poi diventerà lo snodo principale delle ferrovie che verranno. E grazie a questa intesa abbiamo iniziato a ragionare, abbiamo iniziato a pensare e soprattutto abbiamo iniziato a cercare delle interlocuzioni, perché dal nostro punto di vista è come Danilo Marino, che è stato uno dei delle persone che ha scritto per le sue competenze il piano regionale della mobilità, il piano dei trasporti, questa linea, cioè la linea che che attraversa la nostra città, è quella che in questo momento rappresenta anche per numero di passeggeri quella più redditizia per le ferrovie dello Stato. Non parliamo di grandi cifre, ma andare a sminuire o addirittura a pensare di non investire su questa tratta potrebbe significare una grave perdita per le ferrovie dello Stato. In più riceviamo da parte della rete ferroviaria dello Stato una proposta per l'abolizione di un passaggio a livello che insiste nelle campagne del territorio mazzarese a fronte di un ristoro per il comune di Mazara. Esaminiamo questo documento e ci rendiamo conto che questa proposta risulta completamente scollata da quelle che sono le esigenze del territorio. Ci poniamo un problema, una domanda: ma RFI ha mai conosciuto quelle che sono che è la conformazione del territorio di Mazara? Conosce la problematica dei passaggi a livello? Ha mai avuto un'interlocuzione con il comune di Mazara? E allora prendiamo il telefono e chiamiamo direttamente al dirigente del settore che si occupa della soppressione dei passaggi a livello e ci rendiamo conto che effettivamente delle interlocuzioni con questo specifico ramo delle ferrovie dello Stato non erano mai esistite, quantomeno su un piano formale. Ci incontriamo tramite una call online e ci viene fatta una proposta, che è quella di redigere un dossier, un memorandum, da presentare alla sede di Rete Ferroviaria dello Stato e per far conoscere a loro quelle che sono le esigenze di chi vive questo territorio. E allora, presi da molto entusiasmo, perché l'abbiamo vista come una grandissima apertura da parte dell'ente Ferrovie, insieme a Danilo Marino iniziamo a fare uno studio, passaggio a livello per passaggio a livello. Iniziamo a incontrare quelli che sono i principali attori del lavoro quotidiano che si fa nella rete ferroviaria, e in particolare i tecnici manutentori che ci raccontano quelle che sono le problematiche intrinseche dei passaggi a livello e in particolare il perché si verificano i disservizi. Uno tra tutti, e sarà una problematica che vedremo aumentare nei prossimi mesi, e sono i sistemi di sicurezza dei passaggi a livello, che spesso vanno in tilt, e soprattutto se si tratta di passaggi a livello che si trovano in zone particolarmente difficili da raggiungere, i tempi di risoluzione dei guasti richiedono dei tempi e quindi anche dei disagi per chi invece attraversa la città e si trova ad attraversare i passaggi a livello che noi conosciamo nel nostro territorio. E
E cerchiamo anche di fare rete, incontriamo alcuni sindaci, ci viene a trovare il sindaco di Petrosino che si trova anche molto vicino a noi nel voler risolvere il problema dei passaggi a livello, incontriamo dei consiglieri comunali del comune di Marsala, insomma cerchiamo di non confinare il problema su questioni campanilistiche, ma cerchiamo di portare all'attenzione il fatto che, come anch'io avevo espresso in uno degli ultimi interventi che feci da consigliere comunale, che forse questa rete, questa linea che conosciamo bene, debba avere una visione futura che è diversa da quella che abbiamo adesso. E quindi ad aprile, quindi ci troviamo a marzo, ad aprile viene fuori questo documento, facciamo un appunto di una decina di pagine, a cui poi mandiamo a compendio anche una presentazione, la chiamiamo Mi, credo che richiami molto l'esclamazione di chi si trova ad essere l'ultimo a passare prima che le barre del passaggio a livello. Roberto ride, quindi sicuramente lui l'avrà detto, Mi. Mazara metropolitana interurbana, che ha un obiettivo, quello di creare una visione futura. È chiaro che sappiamo che stiamo parlando di un'agenda molto molto lontana, però come sappiamo bene, se vogliamo che le cose cambino ci vuole sempre un primo passo, un primo inizio. In questo studio noi andiamo a definire e sottoponiamo a chi si occupa di abolizione dei passaggi a livello quelli che sono i nostri obiettivi primari, cioè quello intanto di creare una sinergia con RFI, di valorizzare la rete ferroviaria, perché crediamo che per esempio l'ipotesi di spostare la stazione in una periferia per allontanare la linea ferrata dal nostro territorio, quando sappiamo bene che per esempio la stazione in città ha una sua valenza importante per i turisti, non sia nelle nostre corde. Ridurre l'impatto sociale dei passaggi a livello, attrarre risorse esterne, perché è chiaro che se non abbiamo un'idea di fondo, gli investitori difficilmente potrebbero avvicinarsi a questa città, l'abbiamo visto nel passato, e poi quello soprattutto di migliorare lo stile di vita dei cittadini. In questo studio abbiamo fatto un po' di storia, abbiamo raccontato quella che è la stazione della nostra città, abbiamo fatto presente, come anche riferito nel piano dei trasporti, che questa è una rete che comunque trasporta un gran numero di pendolari, che collega i più grossi centri della provincia, se pensiamo Castelvetrano 30.000, Mazara 50.000, Marsala 90.000, Trapani, Paceco 15.000, c'è anche Campobello in mezzo, Petrosino, se facciamo i conti vediamo che il numero di abitanti che insiste su questa linea è veramente alto. Sempre perché ci viene riferito dai tecnici i recenti investimenti che hanno portato alla sostituzione completa dei binari, quindi anche un efficientamento nella linea, tra l'altro da qualche mese, allora ancora non erano arrivati, ci sono dei nuovi convogli a metano che per chi li ha presi sono molto confortevoli e anche molto moderni, perché possono trasportare anche le biciclette, hanno gli spazi per i disabili, insomma non abbiamo più nella nostra linea i vecchi convogli a gasolio che tanto ci facevano arrabbiare, ecco, perché ci facevano sentire un po' indietro rispetto al resto d'Italia. E dopodiché abbiamo esposto quelli che sono i punti di debolezza, cioè la presenza di passaggi a livello che abbiamo definito problematici, un impatto negativo da parte della cittadinanza che invece di prendersela con rete ferroviaria dello Stato se la prende con il sindaco di turno, e poi i disservizi che si presentavano nel tempo. Senza tante ambizioni ci siamo posti due obiettivi, cioè quello di iniziare a immaginare nel giro di 20 anni una ferrovia che venisse convertita in una
in una metropolitana di superficie, così come è stato fatto per esempio di recente a Palermo, e con una riduzione drastica dei passaggi a livello attraverso delle opere alternative. Faccio un inciso. La legge del 8 ottobre 98 numero 354, che viene citata più volte nella convenzione che di cui parleremo, diciamo, più avanti, descrive i piani triennali per la soppressione dei passaggi a livello. Significa che lo Stato, nell'intera rete nazionale, prevede che in un ipotetico futuro remoto, che la rete venga privata totalmente dei passaggi a livello, perché i passaggi a livello per le ferrovie sono un costo non indifferente, un costo di manutenzione, un costo di gestione, un costo di tecnologia, per cui il fatto che ci sia una legge ad hoc e che non siamo mai riusciti ad entrare all'interno di nessun piano triennale partendo dal 1998, ci fa capire che veramente abbiamo bisogno di figure istituzionali che si interfaccino non soltanto sul territorio ma anche a livelli più alti con le ferrovie per rappresentare questa cosa. Per cui una metropolitana di superficie, come dicevo prima, che per esempio potesse avere delle fermate intermedie, le cosiddette fermate metroferroviarie, e immaginare in una mobilità sostenibile dove le auto diventano sempre più marginali, ci possano essere più fermate. Questa è un'idea chiaramente che si può, è un'idea nostra, è un'idea che abbiamo lanciato. In questo senso poi la parte più corposa, la parte più importante è stata quella di rappresentare a Ferrovie dello Stato quelli che sono i nostri passaggi a livello, per cui in particolare Danilo Marino, ma accompagnato anche da alcuni tecnici, alcune persone esperte di questa problematica, sono andati a verificare i passaggi a livelli uno per uno. Sono un numero di 19. Ci sembravano 17, in realtà è il numero che noi pensavamo, perché la sfiga su questo ci ha accompagnato per tanti anni, ma sono 19. E per cui cosa abbiamo fatto? Cosa è stato fatto? Abbiamo iniziato a cercare di capire come poter partire da una eliminazione progressiva dei passaggi a livello, cercando di immaginare delle opere complementari, immaginando tre elementi principali: i passaggi a livello più periferici, quindi che stanno in mezzo alle campagne e su cui per esempio si possono immaginare delle vie complanari che possano per esempio far confluire tre passaggi a livello su uno, un livello intermedio che è quello in prossimità della città, quindi in periferia, dove gli interventi possono essere di natura diversa, e poi i famosi passaggi a livello che insistono su un tratto di 800 metri, partendo da via Marsala, via Roma, fino ad arrivare a via Castelvetrano, su cui invece abbiamo trovato le più grandi difficoltà, non perché... non possono essere soppressi, perché ripeto, l'obiettivo di Ferrovie dello Stato è sopprimere i passaggi a livello, ma perché la città si è andata a espandere proprio in funzione dei passaggi a livello, per cui lì abbiamo iniziato a fare delle riflessioni molto molto profonde che ora vi dirò. Su ogni passaggio a livello ci siamo dati un punteggio relativo al traffico che attraversa il passaggio a livello. Siamo partiti da un livello di traffico assente, e ve lo presento, se lo trovo, eccolo. Questo è un passaggio a livello che ha una funzione privata, si trova in una trazzera, i proprietari di questo fondo possiedono una smart card che permette di poter aprire o chiudere il passaggio a livello. È un passaggio a livello che ci viene descritto come molto problematico, perché è uno di quelli che è oggetto spesso di guasti, è difficilmente raggiungibile, e quando si
quando si rompe, diciamo così, per utilizzare un termine non idoneo, questo passaggio a livello, cosa succede? Succede che i treni si fermano e le barre restano chiuse. Ferrovie dello Stato sapeva poco e niente di questo passaggio a livello, tant'è che è diventato subito oggetto di studio e c'è un'interlocuzione in questo momento con i proprietari del fondo perché attraverso un ristoro si possa chiudere definitivamente questo passaggio a livello e possiamo avere un primo risultato. Quindi assente scarso, significativo, notevole, intenso. Capite che traffico intenso, parliamo dei passaggi a livello del centro storico, scarso sono quelli che stanno in mezzo alla campagna. Cosa ci è stato detto? Ci è stato detto che la soluzione più semplice è quella di prevedere una viabilità alternativa, i cosiddetti sottopassi. E come? Attraverso degli studi di fattibilità. In più, l'altra cosa interessante è scoprire, ma senza troppa scoperta, era un po' la scoperta dell'acqua calda, che con la ridefinizione dei binari della nostra rete, tutta quest'area, dove vedete la scritta in giallo, di sedime ferroviario, diventa un'area morta, dove le ferrovie non utilizzano più, e quindi ci poniamo il problema di poter entrare anche in relazione con Ferrovie dello Stato per poterne fruire, per esempio fare dei parcheggi di interscambio e quindi alleggerire ancora di più il traffico nel centro storico, poter per esempio immaginare una pista ciclabile che si unisca alla pista del lungomare per agevolare per esempio i turisti che si fermano alla stazione di Mazara del Vallo, o per tutte quelle funzioni che possiamo immaginare all'interno della nostra rete mazzarese. Il 15 giugno, giorno di San Vito, arriva questo documento, quindi parliamo di aprile, noi presentiamo il progetto, il silenzio, l'ansia, dice cosa ci stanno considerando? In realtà sì, si è messo in moto un processo, noi non ce l'aspettavamo, e così nasce un ulteriore call dove sono presenti noi, il sindaco, l'ingegnera Barbaglia di Rete Ferrovie dello Stato, l'ingegnera Venturelli che si occupa della soppressione dei passaggi a livello in area sud, e viene creato un quadro d'unione. Questi sono tutti passaggi a livello, fanno impressione da vedere così. Vedete, dove ci sono i triangolini ci sono passaggi a livello. La maggior parte sono tutti dentro la città. Ma la cosa che ci ha più stupito sono questi numeretti nella graduatoria. Se voi vedete, il passaggio a livello più importante per la soppressione da parte delle Ferrovie dello Stato è il numero 334 nella strada provinciale 66. Cosa significa? Significa che fino ad oggi, se le Ferrovie dello Stato decidessero di fare un investimento sul comune di Mazara del Vallo per sopprimere un passaggio a livello, il passaggio a livello da sopprimere sarebbe quello lungo la strada SP66, Gorghi Tondi. I colori indicano la priorità per quanto riguarda la soppressione dei passaggi a livello? Non lo so quali sono, non so, forse sono gli passaggi a livello che sono stati esaminati. Il primo passaggio a livello che andrebbe in graduatoria è il 420 di Via Salemi, dove con un esame attento anche da parte loro viene veramente qualche dubbio a capire quale potrebbe essere la soluzione alternativa, perché con l'espansione di Mazara in questo momento
pensare di fare un sottopasso in via Salemi sarebbe veramente una cosa impossibile. Qualcuno conferma anche dal pubblico. Quindi cosa succede? Ci vengono prospettate, ci vengono analizzati i passaggi a livello partendo da quello studio che noi abbiamo fatto, ci viene riconosciuta che per esempio sulla mole di traffico non c'era nessun tipo di traccia all'interno dei loro archivi, che non era mai stato fatto un quadro d'insieme della situazione di Mazara del Vallo. Insomma, Mazara del Vallo diventa di interesse per le ferrovie. Questa per esempio è un'ipotesi che loro ci hanno fatto subito, cioè questo è il famoso passaggio a livello che vedete, c'è un viottolo non percorribile se non forse con uno scooter, ed effettivamente lì questo è salito subito in priorità a prescindere da qualsiasi tipo di intervento. Ci viene prospettata e ci viene fatta una stima anche dei costi, della possibilità di poter creare dei sottopassi a senso unico, per esempio tra la via Madonna del Paradiso e la via Roma, con riferimenti anche alla legislazione vigente, nonché al tipo di viabilità che ne verrebbe a determinarsi, e così come con tutti gli altri passaggi a livello, tenendo sempre al vaglio l'ipotesi che in un investimento grosso, qualora il Comune potesse avere la possibilità di ricevere degli ingenti finanziamenti, si possa pensare di togliere tanti passaggi a livello in uno con un interramento. Quindi, in sintesi, cosa succede? Succede che a marzo del 2023 iniziamo i nostri contatti con la RFI, Programma Soppressione Passaggi a Livello. Il 12 aprile presentiamo il dossier, il 15 giugno abbiamo la presentazione della prima bozza di studio. Noi poi facciamo delle controdeduzioni, perché chiaramente facciamo osservare alcune esigenze anche da parte del Comune. Il 6 luglio facciamo un sopralluogo insieme agli ingegneri che venivano da Palermo per un ulteriore controllo. Il 2 ottobre viene fatta una verifica da parte RFI dei tracciati alternativi. Il 16 ottobre ci viene proposto un aggiornamento del ranking, quella graduatoria che vedete poco fa. Questo sembra un risultato banale, ma non lo è, perché proprio in virtù di quella legge di cui parlavo prima, se dovessimo noi continuare ad avere questa attenzione da parte delle Ferrovie dello Stato, gli investimenti dello Stato arriverebbero diretti sui passaggi a livello di Mazara del Vallo. E poi qualche giorno fa, il 27 febbraio, arriva una proposta di convenzione. A che punto siamo? Intanto vorrei fare notare alcuni punti. Il primo è che c'è una concertazione tra istituzioni che non si era mai vista prima. Quando noi abbiamo chiesto perché il passaggio a livello dei Gorghi Tondi è il primo in classifica, la risposta è stata perché nessuno ci ha detto da parte del territorio che forse c'era un altro passaggio a livello da mettere in priorità. Abbiamo iniziato a progettare in maniera condivisa. Spesso abbiamo sentito soluzioni che arrivavano dall'alto o dal basso, ma senza una reale capacità di intendere. Io, quando feci l'intervento in Consiglio Comunale, parlai di tram treno, per esempio, ipotesi di cui abbiamo discusso con RFI e che c'è stata praticamente bocciata per tanti motivi. Uno è che il convoglio tram treno nella rete Ferrovie dello Stato non esiste, e non esiste anche in virtù della legge che regola, delle leggi che regolano la rete ferroviaria italiana, ma per esempio ipotizzare delle fermate interurbane tra comune a comune, questa è una cosa che si può fare. Abbiamo esteso la visione non più alle esigenze di un territorio
relativamente piccolo come quello di Mazara, ma ci stiamo proponendo a RFI una visione d'insieme su un'intera linea, l'aggiornamento del ranking, ma soprattutto il protocollo d'intesa che siamo pronti a firmare davanti a un notaio, che andrà a definire quelle che sono le priorità da parte di RFI insieme al Comune di Mazara per un piano di modifica del tracciato ferroviario sul nostro territorio. È un atto importante e io sono, devo dire, anche contento che avvenga alla fine di un mandato di una sindacatura, perché questo rappresenterà il foglio bianco su cui poi poter iniziare a programmare il futuro, qualsiasi sia l'amministrazione che ci andrà a succedere, perché attraverso questo documento noi intanto possiamo iniziare ad aprire il dibattito alla città con maggiore consapevolezza di quelle che sono le prospettive che la programmazione di rete ferroviaria dello Stato può avere sul nostro territorio. Possiamo iniziare a fare una caccia ai fondi in maniera più consapevole e non chiedendo di interrompere per esempio una rete ferroviaria che non si può interrompere. Consolidare le proposte di RFI per immaginare una rete ferroviaria nuova, moderna, diversa, più anche fruibile da parte dei cittadini, per una Mazara più che guardi al progresso, e poi rafforzare questa partnership con RFI. Io in tutto questo percorso ci tengo soprattutto a ringraziare due persone che ci hanno dato il là, ci hanno permesso di avvicinarci alle ferrovie, e che sono l'onorevole Valentina Chinnici e Giusto Catania, che è stato l'assessore alla mobilità del Comune di Palermo, che si è impegnato tantissimo per questo tipo di interventi. E in questo momento credo che pensare che la ferrovia sia un peso per la nostra città dobbiamo sdoganare, ecco, questo pensiero, anzi lo dobbiamo vedere come un'opportunità per poter migliorare la mobilità, per poter guardare ad una mobilità sostenibile e soprattutto per guardare ad un futuro che sia più alla portata, ecco, delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, attraverso un trasporto interno che forse manca alla nostra città. Grazie. Grazie Assessore. Ovviamente l'Assessore Casale è intervenuto, oltre che delegato dal Sindaco per il gruppo di studio, come Assessore all'Innovazione Smart City, anche se ha le altre deleghe pure alla partecipazione al benessere animale. Allora, la presentazione di questo excursus, anche del piano, su un piano formale istituzionale, ha richiesto un pochettino di tempo, come giusto che sia, quindi mi raccomando soprattutto a Danilo Marino e Francesco Sant'Angelo di essere telegrafici per poi dare spazio anche al Sindaco a introdurre un commento su questo piano, ma anche ovviamente la proiezione futura, e qui ci affideremo alla collega Mariella Ballatore. Danilo Marino, voi lo conoscete, è naturalmente un ufficiale ormai in quiescenza per quanto riguarda Marina Militare, Corpo delle Capitanerie di Porto, quindi molto esperto di portualità, ma molto esperto anche di infrastrutture. Tu Danilo, insieme all'assessore, hai visionato quello che è la mappatura dei passaggi a livello, ti sei fatto anche un'idea delle criticità, oltre a quelle già note, dei passaggi a livello del centro. Ecco, cosa vuoi aggiungere rispetto a ciò che ha detto l'assessore? Questo piano quanto è importante? Telegrafico, mi raccomando. Sì, ovviamente, avendo lavorato comodo con l'assessore Casale, la sua, diciamo, digressione appassionata, motivata, ha già detto molte cose che avevo voluto dire io. Mi ricollego però alle ultime cose che ha detto sull'importanza della linea, anche l'occasione per spiegare la mia presenza qui. Io, tra le altre cose, ho collaborato a un precedente piano regionale dei trasporti della Regione Sicilia, ai tempi dell'assessore Pistorio,
tramite i miei contatti che avevo nell'ambiente dell'area vasta, che è un ente che abbraccia molte città del territorio, anche oltre, diciamo, i confini della provincia. E quando questo piano fu ultimato, mi resi conto che dell'importanza dei flussi di traffico sulla linea Trapani-Castelvetrano, tra l'altro una linea che conosco bene perché ho fatto il pendolare per diversi anni, ma che adesso si comincia a vedere in prospettiva turistica, perché sapete dalla stampa che adesso si sta lavorando alla stazione di Birgi, una stazione in aeroporto che permetta ai turisti di penetrare nel nostro territorio molto più facilmente. Ora, ci siamo resi conto che, se ne è reso conto il sindaco di Marsala, che fu coinvolto nella riunione che si tenne al momento in cui si decise di elettrificare la linea, di ripristinarla ed elettrificare la linea Trapani-Palermo via Milo, che consentirebbe di raggiungere Palermo dall'aeroporto in meno di un'ora. E non è fantascienza, perché quando ci fu la Coppa America a Trapani, il famoso evento velico che molti di voi ricorderete, le ferrovie misero un treno, istituirono un treno che copriva la distanza in un'ora. Quindi già con le strutture che non sono, diciamo, modernissime, che ci ritrovavamo 20 anni fa, era possibile farlo, figurarsi con un treno elettrificato. Massimo Grillo si rese conto che la visione era quella di attestare la linea Birgi, tutto il sud della provincia ne rimaneva tagliato fuori. Ora, si stima un arrivo di 2 milioni di passeggeri a Birgi. Vi rendete conto che, stante così la situazione, questi prenderebbero tutta la direzione nord. Bisogna fare in maniera di attrarli anche verso sud, anche perché diciamo che a noi non mancano le attrattive turistiche. D'altro canto, sì, la città di Mazara vive questo problema dei passaggi a livello, quindi non si può certamente mirare a una intensificazione della linea senza considerare quest'altra problematica che la città vive abbastanza seriamente, per quanto devo dire che molte cose sono cambiate, perché ora abbiamo il sottoposto di via Castelvetrano, abbiamo sopraelevata, poi non so, qua tra i presenti qualche viso forse ricorderà di quando si facevano le manovre in via Castelvetrano, perché si godeva il passaggero per mezz'ora perché c'era lo scalo merci, che adesso è stato smesso, però il problema ovviamente si pone. Problema nostro, ma problema anche delle ferrovie, perché come diceva l'assessore, ogni impianto comporta un costo di manutenzione, di sorveglianza, di presidio, di intervento. E noi parliamo di passaggio a livello, forse in maniera un po' impropria. Il passaggio a livello è l'attraversamento della strada sul binario allo stesso livello. Quello che noi invece consideriamo sono le sbarre. Il presidio del passaggio a livello, che ora è molto aumentato. Noi in questa ricognizione ci siamo resi conto di tantissimi passaggi a livelli rurali. Ne ricordo uno in via del Feudatario che non conoscevo. Aveva la sua bella tabella in ceramica, via del Feudatario, però nessuno conosce questa strada, come quello di via Remisella, tanti altri verso Petrosino e altri verso Campobello che nemmeno conosciamo. Ora, tutti questi passaggi a livello probabilmente in passato non erano neanche presidiati, c'era chiunque abbia preso la patente sa che esiste il segnale passaggio a livello non custodito. Ora però è cambiata la sensibilità anche per quanto riguarda la sicurezza, per cui tutti questi passaggi a livello sono presidiati con apparati che sono destinati a rompersi. Io cito sempre una frase di Henry Ford, che quando mise in commercio la Ford T, che era un modello di auto molto semplice, che ebbe un grande successo, disse: sì, l'ho fatta semplice perché quello che non c'è non si rompe. Questo, diciamo, illustra benissimo la problematica comune che abbiamo noi e le ferrovie. Cercare di diminuire il più possibile, perché questo renderà la linea più efficiente. Ovviamente, e concludo, le problematiche dei passaggi a livello sono diverse a secondo il punto di vista. Per noi è scontato che siano quelli di via Marsala, via Madonna del Paradiso, piazza Matteotti e via Castelvetrano. Per le ferrovie era diverso, infatti il contatto è partito da un passaggero periferico di cui molti neanche conoscono l'esigenza. Però, diciamo, in questa concertazione si è potuto mettere sul piatto della bilancia tutta una serie di attraversamenti che consentiranno di affrontare affrontarla appunto in maniera sistematica e completa, per arrivare a una situazione ben diversa e rendere veramente questa linea che già, attenzione, serve la comunità.
potrà servirla molto di più e molto meglio nella, diciamo, visuale che vi ha già accennato l'assessore Casale. Io per quanto mi riguarda ho concluso. Grazie a Danilo Marino. Allora, l'assessore Francesco Sant'Angelo, che si è insediato da pochissimo, ovviamente non ha preso parte allo studio che è stato fatto, però la sua delega, che è la protezione civile, c'entra molto con il problema dei passaggi a livello, perché il problema non è soltanto dei cittadini che attendono, dello smog che si sprigiona, dei ritardi che tutti noi, vuoi o non vuoi, andiamo a fare nel momento in cui i passaggi a livello sono chiusi. Oltre allo stress c'è anche un problema reale di protezione civile e di salute pubblica, correlato anche alla presenza dei passaggi a livello, soprattutto nelle zone centrali. Telegrafico, mi raccomando. Buongiorno a tutti, sarò telegrafico. Sì, è chiaro che da cittadino mazzarese conosco, ovviamente come tutti noi, l'annoso problema soprattutto dei passaggi a livelli a Mazzara, e da lavoratore pendolare che sono stato negli anni passati, perché ho insegnato sia a Castelvetrano che a Trapani e quindi prendevo il treno, conosco anche tutti i disagi ai quali un pendolare va incontro in base alle problematiche che si vanno a creare quotidianamente, dal maltempo ai guasti, eccetera. Finalmente, quello che posso dire è che finalmente, come cittadino, assisto a una trattazione di un argomento importante, serio e che merita la giusta attenzione. E sono orgoglioso che questa amministrazione abbia in quest'ultimo anno affrontato in maniera così seria e minuziosa l'argomento, e che oggi siamo arrivati a questo punto. Sono felice di essere in questo tavolo adesso, anche se sulla parte finale che... È chiaro che, come diceva Ettore Bruno, la questione riguarda anche e soprattutto la protezione civile, riguarda tutto quello che concerne uno svolgimento di attività di emergenza che devono essere giustamente rese più fruibili possibili. Non ho molto altro da dire, vorrei invece sentire il sindaco. Grazie. Grazie all'assessore Sant'Angelo. Allora, sindaco, abbiamo visto questo studio, è naturalmente frutto di un lavoro appurato, un lavoro serio che andrà a concretizzarsi in questa fase con la stipula di una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana. È chiaro che si tratta di un argomento importante che riguarda la quotidianità di tutti noi, e inevitabilmente sarà anche un argomento oggetto del dibattito in corso, e quello soprattutto che si svilupperà tra qualche mese. Quindi sentiamo il sindaco della città, il dottor Salvatore Quinci, e poi la collega Mariella Ballatore, portavoce del sindaco, curerà anche il dibattito che ci sarà anche rispetto alle proiezioni future. Prego, sindaco. Ok, grazie Ettore, buongiorno a tutti. Allora, provo a essere veloce anch'io, perché è stata una conferenza lunga, ma richiedeva lo sforzo di attenzione da parte vostra a raccontare il gran lavoro che è fatto. Ettore ci richiama a un dibattito, quello tipico da campagna elettorale, no? Perché questo è un tema tipico da campagna elettorale. Noi non stiamo raccontando una promessa da campagna elettorale. Tant'è che noi non lo avevamo nemmeno messo nel programma, nonostante qualcuno in questi giorni abbia fatto passare quest'idea. Perché? Perché questa amministrazione ha un metodo di lavoro che è ben preciso. Non facciamo promesse su cose che non conosciamo, non facciamo promesse che non si possono mantenere. Non promettiamo che domani arriveranno i droni a prendere i passeggeri di Ferrovie dello Stato per portarli a Marsala e a Trapani a lavorare. Questa è un'amministrazione che conosce un solo metodo di lavoro, cioè affrontare i problemi, studiarli, farlo non da soli, in questo caso con gli ingegneri di RFI,
le quali, dico le, uso il femminile perché sono tutti ingegneri donne molto determinate, preparate, hanno studiato per ciascuno dei 19 passaggi a livello la fattibilità tecnica, realizzando un progetto di massima su ciascuno dei 19 passaggi a livello su Mazara e quantificando gli oneri economici per un progetto su ciascuno di essi. Quindi noi oggi ci presentiamo alla città con un lavoro possibile che è stato frutto di un intenso lavoro tra il comune di Mazara del Vallo e i tecnici dell'ufficio soppressione dei passaggi a livello di RFI, che è durato quasi un anno, così come l'assessore Casale ci ha raccontato. E quello che presentiamo oggi alla città è quello che è possibile fare. E non lo presenteremo come promessa da campagna elettorale, ma presenteremo noi quello che si potrà e che si farà a Mazara sul tema Ferrovie dello Stato nei prossimi anni, nell'unico scenario possibile. Lasciamo agli altri raccontare che si toglieranno tutti i passaggi a livello, senza spiegare come è possibile, mantenendo il treno. Lasciamo agli altri raccontare che ci saranno altre modalità di viaggiare, tram, le reti elettrificate, senza sapere che invece non è possibile fare, proprio perché RFI questo ci ha spiegato benissimo all'inizio di questo lavoro, sgombrando il dubbio da questi temi. Quindi la prima cosa che io mi sento di dire a tutti i cittadini è: signori, dimentichiamoci le false illusioni, lavoriamo invece per rendere efficiente la linea ferroviaria a Mazara, che è possibile farlo. Come? Lo abbiamo appena ascoltato, abbiamo 19 passaggi a livello. Sapete quando è che si blocca la sbarra e sta ferma 20 minuti in via Castelvetrano? Quando uno di questi 19 passaggi a livelli si blocca perché è guasto. Magari l'ultimo, quello più marginale, quello più periferico, quello che non è manutenuto proprio perché si trova in una strada di campagna dove non passa nessuno. E allora eliminare 6, 7, 8 di questi passaggi a livello marginali, che consente un gran risparmio per RFI, riduce la possibilità che le sbarre si fermino e si blocchino e la città rimanga paralizzata di tantissimo. Perché non è che si bloccano in modo regolare o si guastino ciascuno di questi 19. Quelli a guastarsi sono proprio questi periferici e marginali. Tolti di mezzo questo, già noi risolviamo gran parte del problema. E poi occorrerà assicurare che la città, che è separata in due, possa essere unita non soltanto da un'unica via di comunicazione, che è il sottopasso di via Morello, ma da altri sottopassi, che sono quelli previsti nello studio e di cui l'assessore Casale ci ha accennato. Questo è quello che si potrà fare. Noi non avevamo previsto in questa sindacatura di affrontare questo tema, proprio perché, l'ho detto nell'introduzione, noi quando ci impegniamo sappiamo bene le cose che diciamo, non ci impegniamo e non ci avventuriamo in sentieri sconosciuti di cui nessuno sa niente. Oggi sappiamo quello che potremo fare nella città di Mazara del Vallo per rendere il percorso ferroviario un percorso più efficiente, per ridurre il disagio ai cittadini, per generare altre vie di comunicazione in città e una viabilità superiore. E poi non trascurerei quello che l'assessore Casale ci ha detto: vuoi vedere che alla fine, grazie a questo studio, a questa prima interlocuzione da decenni con RFI con la quale nessuno del comune di Mazara del Vallo aveva mai parlato in passato, vuoi vedere che troviamo pure nuovi parcheggi, nuove vie di comunicazione, sfruttando le aree che RFI possiede ma non utilizza e che potrebbe dare in concessione o addirittura definitivamente al comune di Mazara del Vallo per il tema dei parcheggi, che è sempre un tema in centro storico molto vivo. Questo è un lavoro importante, serio, che mette al centro il treno come via di comunicazione essenziale per i cittadini di Mazaresi che si devono spostare, essenziali per un territorio che guarda allo sviluppo turistico, dove
le strade sono quelle che sono, i mezzi di comunicazione su gomma sono quelli che sono. Come possiamo immaginare un turismo e un flusso di turisti che arrivi a Mazara quando c'è il blocco delle bandi per le concessioni di taxi ed NCC sin dal 2019? Io lo ricordo questo. Il governo non consente di dare nuove concessioni per NCC e taxi a comuni come quello di Mazara del Vallo. E se devo dirvi la mia impressione, queste sono lobby così importanti che io non vedo domani all'orizzonte una scelta di questo tipo. Allora il treno diventa un mezzo essenziale che dobbiamo valorizzare, che dobbiamo rendere più efficiente, che dobbiamo fare in modo che renda meno complicata la vita dei cittadini mazzaresi, così come quelli di Marsala e di Petrosino che sono attraversati dalla ferrovia, con soluzioni che sono vere, praticabili, possibili. Oggi, e chiudo, presentiamo questo studio che sarà la base sulla quale costruire il futuro della rete ferroviaria a Mazara. La seconda fase sarà quella di recuperare i fondi e cominciare a lavorare sui singoli passaggi a livello. È ovvio che questi fondi non verranno dal comune di Mazara, li metterà in campo RFI, li metterà in campo la regione, eccetera, eccetera. Ma come dico sempre io agli assessori della mia giunta quando ci lanciamo in avventure progettuali, guardate che il problema non sono mai i soldi, il problema sono i progetti. Se i progetti sono buoni, i soldi li troveremo. Se i progetti sono irrealizzabili, sono fantascientifici, non sono realistici o non sono interessanti per la città, allora è un altro problema. Io ho finito, vi ringrazio, passiamo alle domande che sicuramente saranno tante, tantissime, poi nel dettaglio. Prego. Un'analisi molto chiara, quella del sindaco. Io mi soffermo su un suo passaggio, ha detto oggi raccontiamo alla città quello che realmente possiamo fare, ed è una conclusione alla quale si arriva dopo un iter iniziato diversi mesi fa, dibattendo il problema nelle sedi opportune. Questo giusto per aprire il dibattito e lo spazio alle domande da parte dei nostri giornalisti che sono presenti. Sì, ti pregherei di venire qui, così abbiamo anche un audio. Esatto, bravo. Ecco, intanto finalmente ritorna nel dibattito il problema dei passaggi a livelli, che purtroppo in questi anni ha insomma problema annoso. Il problema affrontato ecco, attraverso adesso un metodo che io definisco anche baconiano, no? Francesco Bacone parlava di pars destruens e pars costruens. C'è una pars destruens, come ha citato l'assessore Casale, quella relativa all'eliminazione dei passaggi a livelli, quelli più periferici, per non creare quel problema che sappiamo delle attese e tutto. Una pars costruens relativa invece al discorso dell'efficientamento, come diceva il sindaco, dei pass della rete ferroviaria, e chissà anche la creazione di una rete vera e propria metropolitana di superficie che possa consentire, magari creando una stazione che esiste per l'aeroporto di Birgi, cosa che purtroppo insomma ad oggi 200 metri separano l'aeroporto dalla stazione di Mozia, 200-300 metri, e non c'è nessun collegamento. Questo potrebbe essere davvero il... Ecco, fatta ferma questa premessa, che poi d'altronde è un progetto che già ho una memoria, che insomma io ricordo che già l'ex presidente della provincia, e allora il senatore D'Alì, parlava proprio, si parlava in quell'epoca di metropolitana di superficie. Ecco, la domanda è questa. E in merito invece a un caso specifico, mi rivolgo al restringimento di via Mongitore. L'amministrazione ha portato a termine un progetto, ha eseguito un progetto per quanto riguarda l'eliminazione di quella parte ostativa per quanto riguarda quel passaggio a livello. Solo che il compimento è stato parziale, perché bisognava eliminare ulteriormente quella parte che poi permette l'allargamento effettivo della carreggiata. E su questo avevo interloquito
con l'allora assessore Giacalone, Vincenzo Giacalone, e lui mi aveva assicurato che si era avviata una interlocuzione con Rete FI, anche per quanto riguarda il discorso dei tempi di attesa sui vari passaggi a livelli. Ecco, su questo punto, visto che questo era un progetto già avviato dall'amministrazione, abbiamo la possibilità di di completare finalmente quel progetto già fin d'ora senza aspettare i fondi da parte delle rete ferroviaria, e poi in merito alla possibilità di recupero e di riqualificare l'ex scalo merci che si chiama La Piccola, mi pare, quello vicino alla stazione ferroviaria, che oggi insomma metà parzialmente adibito a parcheggio privato, e quindi la possibilità magari di recuperare anche lì dei parcheggi. Grazie. Avete il microfono per rispondere? Allora, via Mongitore è un argomento che conosciamo abbastanza, perché tutta l'interlocuzione nasce proprio da quel cantiere che Ferrovie dello Stato aveva aperto in quel momento, perché sapete bene che per fare quell'opera c'è stato un passaggio tecnico, no? Il comune si è fatto carico di acquisire il terreno per fare la demolizione, Ferrovie dello Stato ora sta ripristinando quello che è la viabilità, e da quelle che sono le nostre notizie è un cantiere in questo momento su cui la Rete Ferrovie Italiane sta lavorando, quindi credo che non dovrebbe mancare molto per l'allargamento della carreggiata, che poi sarebbe semplicemente aggiungere la seconda sbarra al passaggio a livello. Lì tra l'altro c'è anche una situazione molto particolare, come accennava anche Danilo Marino, la presenza di altri due passaggi a livello, uno è via Madonia e uno via dei Ciclopi, che sono anch'essi dei passaggi a livello particolarmente sensibili a quella questione dei guasti, per cui una delle interlocuzioni che stiamo cercando di portare a termine è quella di creare una viabilità complanare, cercando di concentrare sulla via Mongitore il traffico principale e provando a abolire i due passaggi a livello di via dei Ciclopi e via Madonie, creando una strada che attraversi invece che porti dalla via Mongitore verso la via Marsala, cercando di non lasciare isolate le persone che vivono in quella zona. Quindi su via Mongitore purtroppo sono tempi che non dipendono dal comune, ma sappiamo, perché lo stiamo seguendo, che RFI sta lavorando al progetto e il cantiere è aperto. Sulla prospettiva su quella zona la vediamo anche in un raggio più ampio, perché chiaramente dobbiamo considerare, vi dicevo poco fa, il punteggio che abbiamo assegnato ad ogni passaggio a livello, che non è possibile che delle vie attraverso passaggi a livello che presentano i passaggi a livello e dove passano pochissime autovetture durante il giorno possano condizionare l'intera viabilità di una città. Quindi, senza togliere i diritti a nessuno, ci stiamo prodigando per una alternativa possibile proprio su quest'area di questi tre passaggi a livello. Grazie. Adesso una domanda dal Salvatore Giacalone. Ecco, sono due domande che diciamo un po' concatenate una con l'altra. Allora, eliminare i passaggi a livello marginali significa che il treno non passerà più in quei territori? E questa è una. L'altra domanda, circa un mese, due mesi fa, si era detto che le ferrovie dello Stato avrebbero modernizzato i passaggi a livello con attese di 2 minuti, 3 minuti, insomma, non più, come una informatizzazione nuova in sostanza. Ecco, risulta ancora vera questa ipotesi o è tramontata? Allora, sulla prima, per spiegarle anche meglio il concetto, faccio un esempio concreto. Via Terenzio è un passaggio a livello che si trova su una stradina che porta da via Catullo verso il lungomare San Vito. È un passaggio a livello storico, addirittura me lo ricordo con la manovella, con il casellante.
Su questo passaggio a livello, dove le macchine che passano sono poche, dove c'è una curva nel passaggio a livello che richiede un certo tipo di pericolo, cioè che innesca un certo tipo di pericolo per l'automobilista, RFI ci propone una viabilità complanare, cioè ricucire la via Terenzio con la via Morello. Questo cosa significherebbe? Che il passaggio a livello verrebbe chiuso, o sul passaggio a livello noi abbiamo fatto una controproposta, verrebbe realizzato un sottopasso pedonale per permettere per esempio alle persone che vogliono andare al mare di poter passare da lì, e il disagio verrebbe mitigato dalla presenza di questa strada che invece ti riporta al sottopasso. Quindi la strada ferrata non viene eliminata. Strada ferrata non viene toccata, vengono chiusi i passaggi a livello. Un altro su cui per esempio possiamo ipotizzare, si tratta del passaggio a livello di Miragliano, che si ricucirebbe con il passaggio a livello di Via del Mare attraverso una nuova strada con criteri da DM eccetera eccetera, quindi strade larghe con marciapiedi, con la possibilità di innescare anche la possibilità di una ciclovia, e all'interno di questo percorso noi un passaggio a livello lo togliamo e un passaggio a livello rimane e raccoglie il traffico dal passaggio a livello che viene chiuso. Non si creano disagi alla viabilità perché sono strade percorribilissime, però togliamo il rischio che il passaggio a livello presente sul territorio si guasti e che possa creare il danno su tutta la linea da una stazione all'altra. Quindi la ferrovia non viene toccata, tutta la rete rimane in situ per come l'abbiamo. Quindi io che arrivo con l'auto in questo passaggio a livello, cioè posso attraversare? No, verrebbero aboliti i passaggi a livello, viene fatto un muro. Un sottopasso ciclopedonale. Lo spiego meglio. Ci sono dei passaggi a livello che magari ne hanno, chiedo scusami all'assessore Casale che è tecnicissimo, ha studiato. Si chiude il passaggio a livello, non c'è più il passaggio delle auto. E da dove passano queste auto? Da una strada nuova che viene fatta e che passa da un passaggio a livello che è vicino in prossimità. Di queste situazioni ne abbiamo tantissime. Oppure, ma nel passaggio a livello che si chiude, dove non passeranno più le auto, potranno passare per esempio i pedoni. Questi costi saranno sempre a carico delle ferrovie dello Stato? È chiaro che non è il comune che investe con propri soldi, certo. Anche perché dico, raccontiamo da sempre che tutti gli investimenti che facciamo li facciamo con i fondi di terzi. I fondi sono di RFI, sono fondi statali, regionali, certo. Che tutti insieme pian piano dovranno essere trovati, investiti, secondo un cronoprogramma che è dato dalla priorità dei passaggi a livello. Però è importante avere chiaro gli obiettivi, togliere di mezzo tutti questi passaggi a livelli vecchi, obsoleti, poco manutenuti, poco fruiti. Per esempio ne abbiamo tantissimi che sono tra Mazara e Petrosino, no? Ce ne sono tre, ne togliamo due, ne rimane uno solo con una viabilità che rimane comunque scorrevole. Questo vuol dire ridurre il rischio che le sbarre di piazza Matteotti rimangano chiuse 20 minuti, perché si chiude un passaggio a livello a Strasatti e in piazza, perché si rompe, e in piazza Matteotti rimane chiuso perché tutta la linea rimane bloccata. Questo oggi è il sistema che utilizza RFI e non c'è un sistema alternativo, per rispondere all'altra domanda. L'informatizzazione. Questi sono, no, non c'è uno schema teorico che noi immaginiamo ma non conosciamo. Informatizziamo e i passaggi a livello si aprono subito. Sul tema sicurezza invece RFI, e io dico per fortuna per i cittadini, rimane sempre molto prudente e decisa. La sicurezza prima di tutto. Allora l'unico modo è evitare i guasti. Si diceva che insomma, a un certo punto l'attesa poteva durare 2 minuti, 3 minuti e non più 10 minuti, 15 minuti, come... No, su questo noi abbiamo ricevuto più alert che non diciamo note positive, soprattutto nel confronto con i manutentori, perché si tratta di scanner che hanno sono finalizzati alla sicurezza del transito sul passaggio a livello, per cui la preoccupazione principale è che
soprattutto sempre nei passaggi a livello più periferici, ma abbiamo visto pure un cinghiale arrivare fino in Viale Africa nel passato, la presenza del transito di un animale di grossa mole sulla via ferrata, e questo può capitare, potrebbe creare il blocco del passaggio a livello. Quindi è vero che da un lato l'informatizzazione magari aiuterebbe le sbarre ad aprirsi prima o a chiudersi quanto più dopo possibile, però non abbiamo elementi per dire che questo sistema potrà essere una soluzione alle attese dietro ai passaggi a livello. Questo è chiaro, ma nemmeno gli impiegati stessi, i manutentori delle ferrovie, ci danno questa certezza. Le sbarre si fermano 15 minuti non per un problema di tecnologia, ma perché uno dei passaggi a livello della linea si blocca per un guasto. Eliminiamo più passaggi a livello possibili, che sono quelli che si bloccano, e non ci sarà più il blocco di tutta la linea per un quarto d'ora. Questo è lo schema, per semplificarlo al massimo, ma è quello che funziona, perché oggi dove sono i guasti? Non sono certo nei passaggi a livello centrali, ma in quelli proprio marginali, periferici, dove RFI non investe, diciamocelo chiaro. Vi racconto un aneddoto. Durante una delle riunioni delle call che abbiamo avuto, le ingegnere delle Ferrovie dello Stato si sono poste il problema della possibilità, a fronte della realizzazione di una grande opera come un sottopasso, di un disagio di 6 mesi per un cantiere. Noi ci siamo messi a ridere, perché per noi risolvere un problema per 6 mesi di disagio è chiaramente il minimo che possiamo pensare, se abbiamo la possibilità di poter minimizzare i tempi e le attese a livello dei passaggi a livello. Noi non abbiamo notizie sulla possibilità che RFI o società connesse possano concedere questo immobile gratuitamente all'amministrazione comunale, se no l'avremmo fatto subito, ieri, non oggi, perché chiaramente per noi sarebbe una bella risorsa avere questo locale in centro per poter realizzare progetti. Chiaramente tempo fa ci siamo informati su questa cosa e a titolo oneroso non abbiamo nemmeno la capacità, ecco, di poterlo gestire. Poi se dovessimo avere la possibilità di ottenere questo locale per riqualificarlo con fondi, con fondi nostri, ma con un comodato gratuito, saremmo i primi a dire datecelo, perché ne vediamo veramente altrettante potenzialità come anche voi, chiaramente. Ci sono altre domande? Mi pare di no. E allora andiamo a concludere questo appuntamento odierno. Volevate aggiungere qualcosa, Sindaco? Chiudiamo qui con l'obiettivo di aggiornarvi step by step sull'evoluzione di questo progetto che finalmente sembra possa concretizzarsi. Grazie per la vostra presenza e grazie per l'attenzione.